Ciao ragazzi, telefono che cade, telefono che cade. Allora, dopo il video sulla MotoGP faccio un video su quella che è stata, torno a parlare di calcio, la giornata di campionato di ieri. Non di una partita in particolare, ma voglio soffermarmi su una squadra, questa splendida Atalanta, che ragazzi stramerita di trovarsi dove si trova, stramerita di andare in Champions, stramerita tutto, tutto, tutto. Grandissimo Gasperini, grandissimo il Papu, grandissimo Ilicic, grandissimo Zapata soprattutto. Ragazzi miei, questa è veramente una squadra che ci sta facendo stropicciare gli occhi. Non solo, auguro alla Dea di vincere anche la Coppa Italia. Sarebbe il suggello a un'annata straordinaria, eccezion fatta per l'eliminazione in Europa League e preliminari col Copenaghen, ma era un'Atalanta che non era ancora in forma e tante altre cose. Fa enormemente piacere anche dal punto di vista, proprio anche da questo punto di vista, chiaramente mi fa piacere l'Atalanta in Champions, che parte. Partirà inevitabilmente già dai gironi anziché farsi preliminari, dove chiaramente ad agosto c'è tutt'altro stato di forma, tutt'altra condizione, tutt'altra amalgama, quindi inevitabilmente qualche pezzo pregiato sarà ceduto con qualche rimpiazzo, e quindi meglio l'Atalanta in Champions. Tanto ai gironi ci escono anche Roma e Napoli, quindi l'Inter, ci escono anche Roma, Inter e Napoli, quindi non è che dovremmo vergognarci dell'Atalanta nel caso fosse eliminata subito. Meglio che vada in Champions che non affrontare tutti quei preliminari che, a quanto pare, saranno una cosa, saranno affrontati da una fra Milan e Lazio. Una fra Milan e Lazio, perché credo proprio che il Torino ce la faccia ad andare in Europa League. Credo proprio che il Torino ce la farà ad andare in Europa League, almeno gli suicidi finali. Certo, avrei preferito squadre più competitive, ma se la Lazio deve essere quella, troppo inaffidabile, troppo. Io ho come l'impressione che alla Lazio ci sarà una bella smobilitazione a fine anno. Molti pezzi pregiati saranno ceduti, secondo me. Io ho come quella impressione, io non lo so. Stanno facendo un finale di campionato troppo brutto per essere vero. Certo che se però la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, metterebbe in grossissimi guai il Milan. Perché a questo punto, se la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, il Milan rischia pesantemente di uscire fuori dalle coppe. Alla luce del fatto anche che il Torino è in vantaggio negli scontri diretti in caso di parità. La partita di stasera del Milan contro il Bologna è determinante. È determinante, ragazzi miei, è determinante. Tutte sono delle finali. Sono delle finali. Ma ribadisco, il fatto che l'Atalanta vada in Champions è un qualcosa di troppo bello, ragazzi. Troppo bello. Certo, sarà anche molto penalizzata dalla questione stadio, perché lo stadio dell'Atalanta è in rifacimento. Non so quando potrà tornarci a giocare l'Atalanta nel proprio stadio. Ribadisco, onore all'Atalanta. Per quanto riguarda le altre squadre, l'Inter oramai penso proprio che, a meno di clamorosi suicidi, domenica con il Chievo in casa dovrebbe sigillare la propria qualificazione in Champions. L'Inter dovrebbe veramente sigillare, anche perché in contemporanea c'è Roma-Juventus. Cioè, nel caso la Roma non vinca, perché è difficile che l'Inter non vince col Chievo, è molto difficile. Nel caso la Roma non vinca contro la Juventus,
i giochi sarebbero al 90% fatti per la corsa Champions, con Inter e Atalanta che vanno, io aggiungo, meritatissimamente in Champions. Poi, la Roma, tra l'altro, ha avuto un'annata troppo travagliata e la partita di ieri ne è stato lo specchio. Non lo so. Comunque sia, ragazzi, brava, brava, brava Atalanta. Ne sono veramente contento. Pollice in su. Accetto commenti e iscrivetevi al canale. Ciao!